Tell me your name. Daniel Agami. Gami? Agami. Agami. A-G-A-M-I. Am I? Okay, great. And you, where do you live normally? In Italy, unfortunately. Where? Bologna. Bologna? It's Bologna. Between Milan and Florence. Yeah. Okay. Unfortunately. Why? Oh, because I think it's better to live here in Austria. With less corruption and with there are trees. Yeah, in the stadium, this is another reason. But the food is not so good here than in this country, maybe. Maybe, it's a point of view. And you can have good wafers or good chocolate. Or we can have other things. So Daniel, may I ask you in English? I do speak Italian, but yeah, it's not so, I don't know, fluently. But I'm not fluently in English, so no, we can broke in the same time. I would say I would like to ask in English and you answer in your mother language. Ah, okay. Yeah? Yes, would be great. So, Daniel, how was your first impression when you came in the first time here and you saw the picture? What came into your mind? In italiano un contrasto molto bello tra la natura e l'uomo, tra la natura e l'umano, la natura e l'artificio umano, cioè gli umani e lo stadio, e l'ho trovato molto bello, una specie di football match, di derby, di partita di calcio sportivo tra natura e l'uomo. Che cosa è il bosco? Il bosco in generale? Il bosco innanzitutto è un bel libro di Thoreau, Walden, Vita di boschi. Poi è qualcosa che fa paura e protegge al tempo stesso. È qualcosa che spaventa e attrae al tempo stesso un rifugio, ma anche qualcosa che impiega. You mentioned Trudeau, Walden. Yeah. So, because he said the forest is maybe a good place to think about humanity, about human social life. How is it for you? Do you agree? In Italian? Sì, sono d'accordo, ma oltre che a Trudeau mi ha colpito molto un vero architetto austriaco, un ecologo, Hundert Wasser, che ha costruito un inceneritore a Vienna pieno di piante e natura, e lui sosteneva che dovessimo andare in giro completamente nudi addirittura per assecondare la natura, e mi ha fatto capire che certi contrasti che noi viviamo come uno contro l'altro possono unirsi in un modo fluido e creando qualcosa di meraviglioso. E siccome lui è viennese e austriaco, Hundert Wasser, mi piace citarlo a proposito di quest'opera. E poi c'è anche un collegamento con la città dove vivo rispetto a quest'opera, perché nella città dove vivo un altro architetto italiano, Mario Cucinella, artista, nel 1973 fece una foresta in una delle piazze principali della mia città, e si chiamava Pollution l'opera perché era contro l'inquinamento, e poi nel 2018 è stata rifatta senza qualche settimana, senza dirlo ai cittadini, per verificare le reazioni mentre non era in uno stadio ma era in una piazza urbana senza alberi. E quindi mi ha colpito anche di quest'opera questo riferimento anche personale in qualche modo al paese dove sono nato. You are sitting here now on the right, the opposite, in front of the forest. Concerning your emotions, is it doing something about emotion? Yeah. About emotion to be in front about it, about this picture. Yeah. In your mother. Sì. Sicuramente, perché è come
sono in uno stadio, sono seduto, è come andare al cinema e vedi qualcosa che non è creato dall'uomo, gestito dall'uomo, ma che abbiamo ancora per poco, magari, visto Bolsonaro, ma a disposizione tutti i giorni e che non vediamo. Noi per affascinarci dall'aspetto selvatico della natura, spaventoso e protettivo al tempo stesso per noi, abbiamo bisogno di un artista e di sederci in uno stadio per guardare questa immagine. Quindi è qualcosa di Freud, Sigmund Freud, per citare un altro austriaco, lo definirebbe perturbante, è qualcosa che è strano sedersi in un luogo artificiale per vedere la natura, ma fa anche capire quanto è meraviglioso e quanto è triste che noi non riusciamo più nella nostra vita, magari come vogliamo, a sederci in un bosco, in una foresta e contemplarlo senza queste luci artificiali, senza un intervistatore e tenendo per mano magari la persona che vogliamo bene. If you would have to describe this project to someone who doesn't know anything about it, yeah, how would you do it? In short words. Il tentativo di ricordarci che siamo umani nell'epoca degli smartphone è ancora la natura che ci guida e ci spaventa e ci custodisce. È una specie di souvenir di noi stessi e dell'ambiente che ci circonda. Thank you. Thank you.